Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 7.698 nuovi casi di Covid a fronte di 684.710 tamponi, lo riporta il Ministero della Salute, secondo cui i decessi sono 74 e i dimessi guariti sono 5.220. In rialzo le terapie intensive più 6 e le ospedalizzazioni più 162. L'indice di positività si attesta all'1,1%. Sono 1.409 i casi di Covid e 5 morti registrati in Lombardia. Complessivamente i decessi in regione arrivano a quota 34.248. I tamponi processati sono stati 149.006 con un indice di positività dello 0,9%. I pazienti Covid in terapia intensiva salgono a 51 più 1, mentre i ricoverati salgono a 524 più 64. I dati per province vedono Milano e area metropolitana 488, per quello che riguarda Pavia invece i casi sono 54. L'Italia per il momento viaggia tra i 6.000 e gli 8.000 contagi al giorno. Il governo rassicura che la situazione è lontana rispetto a Germania, Gran Bretagna, Austria e paesi in cui i contagi stanno dilagando. La proiezione però è purtroppo quella di arrivare a 30-40.000 contagi quotidiani se non cambieranno i parametri. Dirlo è il fisico Roberto Battiston, che dall'inizio della pandemia ha un occhio attento sui numeri del Covid. Il governo sta preparando una stretta sui Green Pass nel caso in cui i contagi per la quarta ondata continuino a salire. La decisione sarà presa venerdì prossimo, quando il monitoraggio settimanale dell'ISS comunicherà l'indice RT, uno degli indicatori per valutare la crescita dei casi di Covid. Le prime iniziative riguarderebbero una stretta sulle condizioni per ottenere il certificato verde e il settore dello svago, che potrebbe essere riservato soltanto ai vaccinati. Quindi il Green Pass verrebbe rilasciato per cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti solo a chi abbia completato il ciclo vaccinale e guariti da non più di 6 mesi, escludendo così il tampone sia rapido che molecolare. Alcuni partiti e regioni vanno in pressing intanto sul governo per mettere in pratica in Italia il cosiddetto modello Austria, dove da lunedì, per far fronte alla quarta ondata di Covid, è iniziato il lockdown solo per i non vaccinati. Liguria, Alto Adige e Friuli sono d'accordo per imporre la stessa limitazione nel nostro paese. Dubbi d'Emilia Romagna e Lombardia, contrario il Veneto. Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune, così scrive il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi agli oltre 8 milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione contro il Covid. Pfizer ha chiesto alle autorità statunitensi l'autorizzazione per l'uso d'emergenza della sua pillola contro Covid. C'è un bisogno urgente per opzioni di cure salvavita, scrive. L'efficacia mostrata nei recenti studi clinici del Paxlovid mette in evidenza il ruolo essenziale che le terapie orali antivirali possono avere nella battaglia contro il coronavirus. Sono parole dell'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Ancora una volta la giunta comunale di Voghera passa agli onori delle cronache, questa volta attaccarla è la USIGRAI, ovvero il sindacato giornalisti RAI, con la Federazione Nazionale della Stampa e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Nel comunicato si legge: in questi mesi Voghera è stata al centro delle cronache per la morte di un cittadino di nazionalità marocchina, ucciso da un colpo di pistola sparato dall'allora assessore comunale alla sicurezza, e per l'inchiesta concorsopoli nella municipalizzata SM, ma il primo consiglio comunale in presenza viene impedito ai giornalisti, compresa la RAI Servizio Pubblico, di seguirlo. La generica motivazione adotta per vietare ai giornalisti la presenza in aula è coronavirus, rimandando a un link per la diretta streaming che tuttavia ogni 10 secondi si blocca, impedendo di seguire quanto avviene. Ha ucciso a coltellate il pitbull dai vicini di casa, che stava zannando un braccio, una bimba di 5 anni, ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Vigevano. L'uomo, alle urla della madre, ha avuto una grande prontezza di riflessi, finendo però con il rimanere a sua volta ferito dai morsi dell'animale. La bambina di 5 anni stava giocando in casa con il fratellino più grande quando il pitbull di proprietà del compagno della madre l'ha zannata un braccio. Il fatto è accaduto in una palazzina di via Grandi a Vigevano. E invece un bambino di 10 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola in casa a Cura Vetralla, vicino a Viterbo. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione c'era anche il padre in stato di incoscienza. L'uomo è stato portato in ospedale, sarebbe stato lui a uccidere il bambino e poi avrebbe tentato il suicidio con il gas. In mattinata l'uomo si era allontanato da un ospedale romano dove era ricoverato per Covid. È un 44enne polacco.
Dopo le preoccupazioni delle scorse settimane, i sindacati hanno dato notizia della notifica da parte di Carrefour, la multinazionale francese della grande distribuzione, dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo nell'ambito del confronto attivato tra le parti sul piano aziendale 2022, procedura che coinvolge 769 lavoratori in 9 regioni, comprese Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia, Romagna. Mercoledì 17 novembre, molto nuvoloso, asciutto, seppur piovigine brevi e molto sparse sono possibili, specie al mattino, temperature fra 9 e 12 gradi. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste notizie principali che trovate con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.